Torna a sorridere l'Atria Team che regola con un rotondo 8-0 il futsal Vasto. I Ducali ritrovano la vittoria dopo due stop in fila e si mantengono in terza posizione alle spalle di Super Ecum e della capolista Liciani Teramo. Tre punti meritati da parte dei padroni di casa, con il solito Angelozzi a creare davanti e il ritrovato di Santi tra i pali. Dall'altra parte si fermano i vastesi dopo tre risultati utili consecutivi. Sconfitta che però non pregiudica affatto la rincorsa alla salvezza diretta. Ci serviva un risultato positivo, anche un risultato così rotondo per far ritornare un pochino il morale ai giocatori che in questa settimana era un pochino sceso. Sono felice per loro soprattutto e anche per i due ragazzi dell'Under 17 che hanno esordito, tra cui l'uno ha fatto l'ottavo gol, quindi sono doppiamente felice. Noi abbiamo parlato nello spogliatoio e dobbiamo arrivare nella miglior posizione di classifica per fare i playoff. Sappiamo che se giochiamo in casa abbiamo un punto a nostro favore in più dell'avversaria perché il nostro campo è particolare, quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili con tutte e poi dopo alla fine vediamo come si pone la classifica dei playoff. Una sconfitta, possiamo dire, larga a livello numerico, però avevate approcciato anche bene, giocando, secondo il mio punto di vista, un buonissimo primo tempo. Sì, un buon primo tempo, abbiamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio o pareggiare. Poi secondo tempo siamo rientrati in campo deconcentrati, abbiamo preso subito due gol per due errori singoli, addirittura il secondo gol su una palla alta dove bisogna solo fare una corsa all'indietro, non l'abbiamo fatto, abbiamo guardato solo la palla e abbiamo perso l'uomo. Poi sul 4-0 ho cercato di poter riaprire la partita sul portiere di movimento, ma oggi il portiere di movimento l'abbiamo fatto per loro, mentre in casa ci paga quasi sempre, qui non ci ha pagato. Il risultato è giustissimo, forse un po' pesante, però su questo campo sapevamo che era difficile, sono altre partite dove dobbiamo fare punti.